Ma tanta curiosità per vedere all'opera la prima contro il Torino e contro il Milan. Ha giocato Novara, ha condizionato il finale della scorsa stagione, dunque poi la Juve avrà sicuramente esordio in questa partita, mentre stiamo guardando che anche di Serie C che parte anche con ambizioni importanti. Lanni è il portiere, Pagani che si giocherà su 90 minuti con le regole classiche. 19esima stagione in bianconero. Terza maglia arancione, come ci raccontava Francesco Cosatti, esordio dunque anche per queste Rabiot, le mezze ali, Kulusevski e Ronaldo a muoversi in attacco. Parte Ronaldo, riceve, scarica l'1-2 con Kulusevski, il gol di Ronaldo dopo una splendida combinazione con il nuovo compagno d'attacco Kulusevski. E Cristiano Ronaldo non perde mai l'abitudine, dopo i due gol in nazionale firma il gol dell'1-0 di questa amichevole con il Novara dopo 20 minuti di gioco. Rivedere l'azione della Juve, Cuadrado, Rabiot, Ronaldo, 1-2, palla di ritorno per Rabiot, Ronaldo Kulusevski, si chiude il triangolo, Ronaldo centra l'angolino, il 27, dunque poi tornato nel 2018 a Novara, l'assist di Douglas Costa per Ramsey, che arriva con il tempo giusto sul secondo palo e sorprende Lanni, trova il raddoppio. La Juve, grande assist di Douglas Costa e Ramsey che un paio di occasioni abbiamo avuto anche nel corso del primo tempo, raddoppia per la Juve, eccolo qui, bellissimo l'assist di Douglas Costa, splendido davvero tutta la tecnica dei due giocatori in questione, questa azione che rivediamo, guardate l'assist, la difesa schierata, un muro, gli uomini del Novara, ha grosse difficoltà nella ripartenza contro il pressing, la palla arriva a Piazza e doppio tentativo e alla fine il pallone entra per il terzo gol della Juve, ha segnato Marco Piazza. Che ci stava provando da qualche minuto con grande voglia, grande determinazione. Tiro ribattuto e poi ribadito in rete dal croato. 3-0 Juve nella ripresa, gol di Ramsey e di Piazza. Vedete qui quanto sia efficace il pressing della Juve che da qualche minuto teneva lì il Novara senza dare la possibilità di rigore. Qui la palla arriva sul lato di Portanova che riesce a trovare il gol del 4-0. Buon movimento in area per Manolo Portanova, classe 2000, va a segno, quarto gol della Juve. Eccolo qui, verticalizzazione, posizione defilata, Portanova calcia bene, sorprende Lanni sotto il corpo del portiere. Adesso Pellegrini prova a sfondare, arriva sul fondo, ancora Pellegrini, la palla per Nicolussi e poi la deviazione sotto porta, ancora Portanova. Che ho trovato sulla traiettoria del pallone, calciato da Nicolò Caviglia, due gol nel recupero per Portanova, rivediamo l'azione, Pellegrini va sul fondo, tocca l'indietro e poi ci mette la punta del piede, Portanova in posizione